Ciao a tutti, sono Candida e nel video di oggi voglio farvi vedere come ho realizzato questo album dall'aria decisamente estiva. Direi l'ideale per conservare le foto realizzate al mare. Per fare questo album ho utilizzato l'album Under the Ocean di Ciao Bella, un album che si è prestato benissimo per quello che avevo in mente, visto che appunto volevo fare questo album per le foto delle vacanze estive. Allora, ve lo faccio vedere nel particolare, partendo diciamo dalla copertina che ho realizzato utilizzando chiaramente ritagli dell'album, quindi vedete vari particolari che potete trovare all'interno dell'album, che ho ancora abbellito con delle cose diciamo esterne, tipo vedete questi legnetti, delle conchiglie vere, e questi coralli che ho realizzato con delle fustelle, qualche pezzettino ancora di questo finto legno, e poi ho ancora messo questa bottiglietta con dentro, vedete, questi strass color azzurro come il mare. Quindi insomma ho utilizzato ancora della garza, dei particolari in più. Per abbellire ulteriormente la copertina, mentre i disegni sono tutti praticamente ritagliati dall'album di Ciao Bella. E, oltre la copertina, ho decorato anche il bordo, sempre con particolari dell'album, e il retro, vedete, con le stelle marine, le scritte. Per chiudere ho utilizzato dei nastri con il blu e il rosso, che erano i colori che ci sono in prevalenza nelle carte e nelle applicazioni che ho usato per decorare l'album. Allora, all'interno dell'album è strutturato con quattro pagine uguali che ho pensato di fare in questo modo. Allora, al lato della copertina vedete tutta la carta, è sempre carta dell'album. Allora, l'album praticamente è gestito in questo modo. Qui ho ancora attaccato dei coralli e dei pesciolini di gesso che ho colorato. Ho lasciato il posto per inserire la foto. Vi faccio vedere con un tag, ecco, qua vedete c'è la possibilità sia da questa parte che in questa tasca di poter inserire delle foto. Ogni pagina ha l'apertura per il tag che ho fatto rosso per richiamare i coralli che ho incollato sulle pagine, e invece il retro della pagina praticamente è fatto in questo modo, dove ci sono delle posizioni per eventualmente incollare delle foto, e poi ho creato questo supporto che con la calamita blocca il tutto. Supporto che ho realizzato anche qui. Nel video non faccio vedere proprio nei particolari come ho fatto tutto quanto, altrimenti sarebbe stato troppo lungo, ma in realtà non ho fatto nient'altro che incollare dei particolari su questo cartoncino di carta. Vedrete come vi farò vedere come ho realizzato il cartoncino, ma poi in realtà la parte decorata l'avevo già fatta e gliel'ho incollata. Sono quasi tutte uguali, molto simili. Comunque vedete, ho utilizzato anche qui semplicemente dello spago che hanno dato, delle fustelle del corallo, e dei particolari ritagliati dagli album e delle conchiglie vere, quindi niente di così particolare. Le pagine sono tutte diverse, ma tutte uguali nella struttura, quindi qui ho la mia tasca per inserire la foto, anche qui vedete ho inserito il mio pesciolino di gesso colorato. Vedete anche questo che richiama molto quello di prima, con la mia calamita. Queste pagine sono veramente molto belle, c'erano dei disegni bellissimi, quindi ho cercato di appunto usare delle pagine e di richiamare un pochino con le decorazioni quello che c'era all'interno della pagina. Anche questo, vedete qua ho attaccato la bottiglietta col pesciolino, tutti i ritagli dell'album. Idem qui, anche qua ho messo una conchiglia vera, anche qua ho attaccato tutte scritte particolari ritagliati dall'album, anche qui
il mio particolare e la mia tasca per inserire la foto. Richiudiamo con i nastri e questo è il progetto che voglio farvi vedere come realizzare nel video di oggi. A questo punto non ci resta che procedere con la realizzazione vera e propria delle pagine e della copertina del mio album. Per realizzare le pagine dell'album abbiamo bisogno di questi particolari, nello specifico di 8 pezzi delle dimensioni di 21x16,5, dove andremo a fare il piego da 1 cm sul lato corto, quindi sul lato da 16,5. Poi necessitiamo di 4 pezzi delle dimensioni di 16,5x19, dove andremo a fare un piego da 1 cm sul lato lungo, quindi sul lato da 19. 4 pezzi che mi servono per creare delle tasche da 18x10 cm, dove faremo 3 pieghi da 1 cm su 3 lati, quindi 2 sul lato corto e 1 sul lato lungo, 1 cm, 1 cm e 1 cm di piego. Poi abbiamo ancora bisogno di 8 pezzi da 9x9 che mi serviranno per creare delle taschine dove poter incollare delle foto, dove andrò a fare un piego da 1 cm su uno qualsiasi dei 4 lati, visto che sono quadrati. E poi ancora di 4 pezzi delle dimensioni di 6x10 che mi serviranno per chiudere con la calamita questi due particolari, poi vedrete come. Quelli che vi ho elencato sono i particolari per realizzare tutte le pagine dell'album, che nello specifico sono 4. Io ve ne farò vedere come realizzare una, tanto le altre sono uguali, e nello specifico per una sola pagina abbiamo bisogno di 2 pezzi da 16,5x21, un pezzo da 16,5x19, un pezzo da 18x10, 2 pezzi da 9x9 e un pezzo da 6x10. Questo è quello che necessita per una sola tasca, per una sola pagina, che adesso vedrete come vado a realizzare.
Questa è la mia pagina completata e io ho già realizzato con lo stessissimo procedimento le altre tre pagine. Praticamente la struttura è sempre la stessa, io ho decorato in maniera un po' diversa, ma insomma sempre attinente le varie pagine. In questa non mi resta che andare ad aggiungere, come nelle altre, il tag, questo rosso che ho fatto, rosso perché così li chiama i coralli, che andremo ad inserire in ogni pagina per poter incollare un'altra eventuale foto. A questo punto, finite le mie pagine, vado ad occuparmi della copertina e della parte centrale che mi servirà per la rilegatura. Per la copertina ho utilizzato un cartoncino spesso 1,5 mm, ma voi potete utilizzare quello che insomma meglio credete. Comunque le dimensioni dei pezzi che ho ricavato sono 17x21, due pezzi che saranno la parte superiore e inferiore della mia copertina, e un pezzo da 6x21 cm per quanto riguarda il laterale. Per ricoprire la mia copertina ho preso due fogli di carta tinta unita che ho dovuto unire perché non erano necessari per foderare tutta la mia copertina. Quindi cosa ho fatto? Ho unito due fogli di colori diversi e ho ricavato su uno dei due fogli con una fustella questo motivetto, in modo che una volta montata, che sarà montata in questo modo, così vedete, da uno dei due lati, praticamente dalla parte posteriore, mi rimarrà da un lato questo motivo. Ho fatto così per dare un po' di motivo, per utilizzare due carte diverse che già avevo. Mentre per quanto riguarda invece la rilegatura, cioè la parte che mi servirà per andare ad incollare le mie pagine, ho fatto una cosa di questo tipo. Allora, ho preso un foglio che è delle dimensioni di 27x18. 18 perché, questo lo ricordo ogni volta perché è importantissimo, dal momento che noi creeremo questo tipo di rilegatura, no? Quindi faremo questo incastro per le mie pagine, e la lunghezza della letta deve essere necessariamente più corta della parte che devo andare ad incastrare. Quindi dal momento che avevo fatto 19 la pagina, questa letta va benissimo 18, in modo che non ci siano problemi poi quando vado ad incastrare la mia pagina. Quindi, detto questo, allora, stavo dicendo, le dimensioni sono 27x18 e ho fatto in questo modo. Ho fatto un piego a 6 cm, poi un piego a 1,5 cm e 1,5 cm, che è la parte che mi serve appunto per creare la letta che si incastrerà nella pagina. Poi ho lasciato 1 cm, che invece è la parte di separazione tra una pagina e l'altra. Poi di nuovo 1,5, 1,5 per la seconda pagina, 1, 1,5, 1,5 per la terza pagina, 1, 1,5, 1,5 per la quarta pagina e i 6 cm per avere simmetria con l'altro lato. Quindi una volta, diciamo, incollate le varie lette, risulterà essere una cosa del genere, che andrò ad incollare al centro della mia copertina e andrò dopo ad incastrare le pagine. Questo lo vedrete poi man mano che il video va veloce e vi faccio vedere come realizzarlo. Quindi, detto questo, vado a ricoprire la mia copertina e ad incollare la mia rilegatura.
Anche il video di oggi è terminato. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile. E, oppure, se vi fa piacere, lasciatemi un like o un commento, così saprò se anche questo tutorial di oggi è stato di vostro gradimento. Se non siete ancora iscritti al mio canale e vi fa piacere, vi chiedo di farlo, così mi aiuterete a farlo crescere. E un ringraziamento particolare invece alle persone che ormai da tanto tempo mi seguono con affetto. Spero che questo album vi sia da spunto per poter creare il vostro, così da poter conservare le foto delle vostre vacanze di quest'anno. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!